Quello che abbiamo scoperto in questo lavoro è che la placca aterosclerotica, che in realtà è molto ben nota perché ostruisce i vasi di grande e piccolo calibro ed è una delle principali cause di patologie cardiovascolari, accidenti cardio e cerebrovascolari, in realtà ha una componente che fino ad oggi era completamente sconosciuta, che la mette in connessione diretta con il nostro cervello. Questa scoperta è venuta da diciamo un'idea che parte da più di qualche anno fa, che era stata ottenuta da un'evidenza ottenuta da un gruppo tedesco con cui abbiamo condotto questa ricerca in collaborazione ormai da più di 5-6 anni, che per la prima volta aveva identificato che, sebbene noi sappiamo che la placca aterosclerotica è all'interno di un'arteria, loro avevano scoperto che dalla parte opposta, quindi dalla parte esterna del vaso, si forma in contrapposizione alla placca una sorta di, possiamo definire una sorta di linfonodo, quindi una struttura immunitaria, un organo linfoide vero e proprio, che sembrerebbe generare una risposta del nostro organismo, una risposta immunitaria a questa placca aterosclerotica. La cosa interessante è che era, diciamo, sappiamo da decenni che nella placca c'è una componente di lipidi, di macrofagi e insomma tutta una serie di componenti cellulari ed extracellulari che ostruiscono il vaso, ma non era stata sempre diciamo, osservata l'assenza di un'innervazione della placca, quindi non c'è una diretta innervazione. Quello che invece è stato scoperto è che in questa struttura extravascolare c'è una vera e propria innervazione e diciamo, il gruppo tedesco che aveva identificato per la prima volta delle strutture nervose in questi organi linfoidi che si diciamo, contrappongono a una placca aterosclerotica, diciamo, hanno avuto quest'idea di immaginare che questa potesse essere la base di un dialogo con il cervello. Da lì insieme abbiamo perseguito questa diciamo, strada con lo scopo di capire se questi nervi periferici che diciamo, si trovano in maniera molto fitta in questa struttura linfoide potessero in qualche modo segnalare qualcosa della patologia vascolare al cervello. E quindi attraverso una serie di studi nel modello sperimentale, ma anche con evidenze che abbiamo ottenuto da biopsie di placche umane, abbiamo identificato un vero e proprio circuito che dalle arterie, quindi nella placca e questa struttura controlaterale alla placca che è l'organo linfoide, arriva in contatto diretto con il cervello segnalando che c'è qualcosa di, diciamo, patologico nel vaso, che la patologia progredisce. Questo, dall'altra parte si riflette in un vero e proprio circuito, per questo noi l'abbiamo chiamato, ABC, Artery Brain Circuit, quindi un circuito che va dall'arteria al cervello e ritorna alla periferia, perché nel cervello quello che accade è che il segnale mandato dalla placca aterosclerotica segnalando che c'è una situazione di sofferenza attiva una via controriflessa che va direttamente sul sistema immunitario e in particolare nella milza. In questo modo modula la risposta immunitaria. Questo è un circuito che pian piano tende a nasce in contrapposizione alla placca ma allo stesso tempo la alimenta e quindi si crea un vero e proprio circolo vizioso tra la periferia, la placca, il cervello e il sistema immunitario, che in qualche modo noi siamo andati a, diciamo, investigare e allo stesso tempo tentare di interrompere. Questo ci porta alle prospettive, terapeutiche di questo discorso. È possibile, interrompendo questo circuito, e come si potrebbe interrompere, quindi intervenire anche sulla gravità dell'aterosclerosi? Sì, allora, il nostro contributo, il contributo del nostro gruppo in questo progetto, in questa scoperta, è stato proprio quello più traslazionale, perché quello che avevamo visto insieme ai tedeschi è che in un modello sperimentale in cui l'aterosclerosi progredisce in maniera spontanea, quindi semplicemente con l'avanzare dell'età su un background genetico di suscettibilità, quindi qualcosa di molto simile alla patologia umana,
La placca aterosclerotica progredisce, quindi nei vasi tipici in cui si forma l'aterosclerosi, queste placche tendono a crescere nel tempo e pian piano portano eventi, accidenti cardio e cerebrovascolari che di conseguenza possono dare o per esempio infarto del miocardio oppure ictus cerebrale e in generale portano alla morte dell'animale, quindi nel modello sperimentale. Quello che noi avevamo visto è che ad un certo punto della patologia questo segnale che manda un arco riflesso al cervello attiva una via nervosa periferica che appunto modula la risposta immunitaria. Quello che noi abbiamo fatto è stato da una parte utilizzare dei sistemi innovativi che negli anni abbiamo messo a punto per misurare direttamente l'attività elettrica del sistema nervoso sulla milza e quindi per dare una dimostrazione che esiste questo circuito riflesso, e dall'altra lo abbiamo modulato, lo abbiamo interrotto in maniera chirurgica, molto selettiva, facendo in modo che questa via di potenziamento del reclutamento di una risposta immunitaria, e quindi questa via che alimenta in qualche modo la placca, una volta interrotta chirurgicamente porta ad una stabilizzazione della placca aterosclerotica e a una, sostanzialmente una riduzione della progressione di malattia. Questo da un punto di vista traslazionale è molto importante perché uno dei principali obiettivi delle terapie antiaterosclerotiche che ci sono disponibili è proprio quello non solo di limitare la progressione della placca ma anche di stabilizzarla, perché anche una placca piccola ma non stabile può, diciamo, staccarsi dal vaso e provocare una conseguenza, diciamo un evento conseguente che può dare trombi e quant'altro. Da un punto di vista traslazionale, l'altro aspetto interessante è che ci sono dei sistemi molto innovativi e che il nostro laboratorio ha contribuito a mettere a punto proprio in questi ultimi anni, con cui non solo si può interrompere chirurgicamente, che è probabilmente una via poco perseguibile nel caso umano, ma ci sono dei sistemi di stimolazione bioelettronica di questa via nervosa che possono modulare e interferire con questo circuito riflesso. Sostanzialmente esistono già dei sistemi indisponibili nella pratica clinica che modulano l'attività di questa via nervosa, che è praticamente trasdotta in qualche modo dal nervo vago. Il nervo vago è uno dei nostri nervi cranici più importanti, perché è uno dei più lunghi che percorre il nostro corpo innervando un po' tutti i nostri organi, e siccome si sa essere coinvolto in moltissime funzioni periferiche degli organi interni, quello che noi sappiamo è che questo nervo può modulare l'arco riflesso che noi abbiamo identificato e che è fondamentale nella progressione dell'aterosclerosi. Questi sistemi di medicina bioelettronica sono in grado di modularne l'attività nervosa e quindi potenzialmente lo sviluppo in maniera anche non invasiva, perché esistono dei sistemi per l'uomo che sono già utilizzati per altre patologie, per esempio le patologie autoimmuni molto severe, e quindi la prospettiva è che si possa identificare un pattern di stimolazione bioelettronica che moduli quando necessario questa via di controllo nervoso della placca aterosclerotica.